Salve ragazzi, come state? Io sono Briller e oggi sono tornato per parlare della pronuncia inglese. E ci sono delle parole in inglese che dite un po' in modo sbagliato, voglio dire. E volevo chiarire come si pronunciano queste parole. Quindi pensatelo come un esercizio di pronuncia. Allora, conosciamo tutti le parole italiane che avete rubato dall'inglese, tipo spray, computer, hamburger. Siate sicuri, vi prego, che quando state davvero parlando l'inglese non dite queste parole in quella maniera. Tipo, non volete dire hamburger, volete dire hamburger. Va bene se stai parlando l'italiano, perché capisco che quando prendi una parola straniera e stai usando la tua lingua ci sta una pronuncia diversa. Tipo, io quando parlo l'italiano dico hamburger e non dico tipo sto mangiando un hamburger. Però ragazzi, state attenti, quando state usando l'inglese è molto migliore, è tipo necessario usare la pronuncia inglese di queste parole. Quindi pensiamoci, spray. Dite, in inglese diciamo spray, oppure computer, noi diciamo computer, oppure hamburger, noi diciamo hamburger, con la H e l'altra vocale tipo hamburger. A parte queste parole, ci sono anche parole che so semplicemente che sono molto difficili da pronunciare per voi, quindi volevo anche parlare di quelle parole e chiarire la pronuncia giusta. Ad esempio, ne ho parlato in un altro video, ma riparliamone. La parola women, che è la versione plurale della parola woman. Women non ha senso per la sua pronuncia e per lo spelling, però si pronuncia così, lo dico molto lentamente. Women. Quindi spero che ci riusciate. Anche la parola listen, che ha la T, che alla fine non si dice, quindi quando io dico ascolto la musica dico I listen to music e non c'è una T, anche se c'è nello spelling. Poi la parola mercoledì in inglese Wednesday, che non potete fidarvi di nuovo dello spelling e dovete dire Wednesday, Wednesday. Non c'è la suon, non c'è il suono della D a parte in day, quindi Wednesday, tipo W-E-N-Z, day, Wednesday. Avete presente un'isola? In inglese non diciamo la S in questa parola, anche se di nuovo c'è nello spelling. Island non si dice, diciamo island. Un'altra parola difficile è euro, che in inglese, per imparare come si dice in italiano, ci ho messo molto, perché dicevo sempre euro, tipo Y-U-R-O, euro, ma so che in italiano dite euro, questo è difficile, quindi euro. Un altro, una ricetta, voi dite recipe? Questa cosa mi ha fatto veramente ridere, ma noi diciamo recipe, quindi in questo caso la E alla fine si dice recipe. Non esiste, recipe esiste. Poi c'è una parola molto difficile, comfortable. Tipo confortevole, credo si dica in italiano, però noi diciamo comfortable. Quindi lo spelling tipo di nuovo non è affidabile. Comfortable, diciamo. Anche Asia, noi diciamo Asia, non diciamo Asia, diciamo Asia. Oppure interessante, noi diciamo interesting, tipo la E si toglie, tipo interesting si può dire, ma noi diciamo interesting. Interesting, interesting. Anche una parola semplice come fish può essere sbagliato, perché se non fate attenzione alla I potete dire fish e questa parola non esiste, quindi volete dire fish. E questo di nuovo è la differenza tra E e I in inglese. E recentemente ho fatto un video su queste differenze, andatelo a vedere. Per finire facciamo due stati americani, Arkansas e Illinois, che diremmo Arkansas and Illinois. Non diciamo Arkansas oppure Illinois, la S in entrambi i casi si toglie. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi siate divertiti con la pronuncia di queste parole. Ragazzi, se trovate i miei video utili potete darmi una mano, andate sulla mia pagina Patreon, vedrete tutti i benefici che riceverete se decidete di essere un mio patrono. Se non è quello che vorreste fare, potete anche aiutarmi con un contributo sul mio link PayPal che lascio sotto. Quindi sarei molto grato per qualsiasi cosa e spero che vi stiano piacendo i miei video, ragazzi. Spero che stiate imparando qualcosa di utile. Quindi ragazzi, spero ancora che abbiate imparato qualcosa. Ci vediamo alla prossima. È stato un piacere.